Chiedo che qualcuno ascolti quello che ho da dire. Voglio raccontare l'unica verità possibile, lo voglio fare in una sede istituzionale. Eccola Ruby Rubacuori davanti al Tribunale di Milano che rilascia dichiarazioni spontanee. Peccato che non ci sia alcuna udienza che la riguarda, nessun giudice interessato a sentirla. Proprio per questo, dopo 2 anni di silenzio, la giovane marocchina al centro di 2 processi milanesi sceglie di protestare contro i magistrati e i legali di Silvio Berlusconi che hanno rinunciato ad ascoltare la sua verità, contro quei giornalisti colpevoli di averla descritta come una prostituta. Una lettera lunga 6 pagine, quella che legge alla stampa, in cui racconta la sua vita, le sue sofferenze, le bugie e gli errori commessi. Non mi sono mai prostituita, dice, tantomeno con Silvio Berlusconi. La colpa della mia sofferenza è anche di quei magistrati che, mossi da intenti che non corrispondono a valori di giustizia, mi hanno attribuito la qualifica di prostituta, nonostante abbia sempre negato di aver avuto rapporti sessuali a pagamento e soprattutto di averne avuti con Silvio Berlusconi. Eppure i giudici del processo Ruby avevano chiesto e come di sentirla, dice, scorso, ma in aula al suo posto c'era l'avvocato a portare un messaggio. Sono in Messico, mi dispiace, torno a gennaio, firmato Ruby. Poi la decisione di rinunciare alla sua testimonianza e andare avanti. Voglio raccontare la mia verità, scrive adesso la giovane marocchina. Voglio che si sappia che la violenza più crudele che ho subito è stata quella di uno stile investigativo fatto di promesse ingannevoli e intimidazioni subliminali. Patrizia Torchia, Sky TG24 Milano.